Zero su tre. Le funzioni renali stanno venendo meno. Dovremmo iniziare la dialisi. Sono contento che sia tornato il marito. Dopo aver perso tante piccole morti, è qui per quella importante. Qualcuno ha delle idee? Poliarterite nodosa? Avremmo visto un miglioramento con il prednisone. La moglie sta morendo e lui si ferma a comprare i fiori. Sono del suo giardino. Un avvelenamento da mercurio? Quelli sono lì là. Mia madre coltivava i lilla. Mio padre glieli fece togliere per via delle troppe api. Abbiamo escluso la porpora perché non c'era un'infezione polmonare incipiente. Ma in rari casi può essere causata dalla puntura di un'ape. L'avevamo esclusa anche perché non c'è Rush. Forse non l'abbiamo visto. È stata punta da un'ape recentemente? Circa un mese fa. Che succede? Credo che sua moglie abbia la porpora di Shenline Enoch, una vasculite sistemica che può causare lesioni e infiammazioni in tutto il corpo. È terribile. Non per niente è il nome di un tedesco. Anzi, di due tedeschi. Le lesioni possono spuntare nel cuore, a volte nei reni, ma sempre sulla pelle. Deve avere un'eruzione cutanea. Non ne ho. Non che lei sappia. Ok, devo controllare i buchi. Cominciamo dalla bocca. Se lì non c'è niente, passiamo alle zone scottanti. Dica ah. Ah. Ci contavo sullo scottante. È un buon segno o no? Le daremo un alto dosaggio di immunoglobuline e ciclofosfamide. Dovrebbe stare bene. Sto per guarire. Ti amo. Che scena adorabile. A parte il fatto che lei vuole stare ancora con altri uomini e che lui ha mandato in rovina la famiglia, potete andare a casa in pace.